Grazie Presidente, io non vorrei essere sempre costretto a ripetere le stesse cose in quest'Aula ormai da 3 anni, però visto che i colleghi a volte mi costringono, lo farò. Allora, i due provvedimenti, diciamo uno appena votato e l'altro in votazione, rappresentano procedimenti amministrativi che riguardano il decimo municipio e che hanno attraversato le vicende e le vicissitudini di un commissariamento avvenuto per lo scioglimento del municipio, se non ricordo male, per le vicende di Mafia Capitale, con l'arresto dell'allora presidente. Per cui tutto il procedimento amministrativo che ha riguardato questi due provvedimenti ovviamente è stato vittima del rallentamento e della conseguente, diciamo, necessità di rimettere mano a tutte quante le carte per portarle, diciamo, a compimento dal punto di vista amministrativo. Bene fa l'OREF a dare un parere non favorevole nei confronti di chi allora ha gestito il procedimento amministrativo, perché probabilmente procedimento viziato di cui qualcuno forse dovrà rispondere. Noi ci stiamo prendendo la responsabilità di riconoscere lavori fatti a ditte che hanno effettivamente poi svolto lavori necessari per la comunità e questo semplicemente stiamo facendo. Per cui voteremo ovviamente favorevolmente anche a questo provvedimento. E se mi è consentito, un secondo in più diciamo, le modalità con cui bisognerebbe gestire i procedimenti, ricordo che quello successivo è una conseguenza di una sentenza del giudice di pace di Roma del 2013. Ricordatevi dal 2008 al 2013 chi ha governato questa città e poteva evitare che arrivasse a sentenza. Grazie.